Finalmente sei arrivata. Sono ore che ti aspetto. Stavo già pensando che ti avessero rapita. Ma dove sei stata? Prova a indovinare. Ma scommetto il mio turbante che sei andata a trovare il tuo eroico dottorino. Sì, signora. L'ho invitato a uscire e lui ha accettato. Tanto va la gatta al lardo. E a che cosa dobbiamo questo suo degnarsi? Non lo so. Forse l'ho sorpreso in un momento di debolezza. Ho i miei dubbi. È difficile far cedere quel tipo di uomini. Ah, ma come sei pessimista? Io mi rendo conto, zia Cocò, che Juan Carlos non è affatto un tipo facile. Ma come tutti, arriverà il momento in cui si stancherà di stare solo. Si stancherà solo quando gli farà comodo. E questo è l'unico atteggiamento contro il quale la liberazione della donna non ha mai potuto fare nulla. L'uomo si permette il lusso di fare e disfare senza rendere conto a nessuno. Invece la donna no. Intendo dire una donna intelligente. Perché, tesoro mio, quando si è arrivati a una certa età e si perde un po' del proprio fascino. Zia Cocò, questo è un avvertimento o una lezione di vita? Né l'una né l'altra. Stammi a sentire, Silvia. Sei troppo testarda e non capisco perché. Sei una ragazza giovane, attraente, elegante, carina. Possiedi una casa di moda molto importante a livello internazionale. E potresti avere ai tuoi piedi i migliori partiti della città. Sì, ma se del caso che l'unico che mi piace sia Juan Carlos. Ah, sì, come al solito. La vecchia storia della volpe e l'uva. Ah, ma come sei assillante oggi! Voglio che tu sappia bene quello che fai. Questo tuo dottorino è innamorato solo di se stesso e della sua carriera. È solo questione di tempo, zia. Niente altro. Tu dici? Ma non ti sembra che la stia tirando un po' troppo per le lunghe? Apri gli occhi, Silvia. È un egoista e ti farà solo del male. Non puoi continuare a sopportare l'indifferenza e l'arroganza di questo giovanotto. Si è staccato un bottone.